Siamo all'interno del Palazzo della Regione Toscana per dare il via ad una nuova puntata di Cronache e Commenti. Dunque, benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato al dibattito del Consiglio regionale. Andremo in questa puntata ad ascoltare le voci dei consiglieri che hanno dibattuto su molti argomenti nell'ultimo Consiglio del mese di ottobre. E dunque, come ogni puntata, andiamo ad iniziare attraverso il sommario e con i temi principali che andremo ad ascoltare in questa puntata. Passa la nuova legge sull'art bonus, il Consiglio approva all'unanimità. Oltre 500.000 euro di finanziamenti agli istituti storici della Resistenza toscani, l'Aula approva con il no di Fratelli d'Italia. Passa anche la mozione sul payback, critiche le opposizioni. Innalzato il credito d'imposta dal 40 al 60% e ampliata la platea dei beneficiari, fra cui i progetti di rievocazioni storiche. Sono le novità principali del testo approvato all'unanimità in seduta congiunta dalle commissioni affari istituzionali e cultura, novità che hanno l'obiettivo di sostenere la cultura per valorizzare il patrimonio della Toscana. È l'Art Bonus, proposta di legge che va a modificare la legge regionale 18 del 2017. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliano usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali attraverso dei meccanismi che lo rendano più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con art bonus nazionale, perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti due capitoli di spesa in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con art bonus, si è aggiunto tutto il tema della progettualità legata al paesaggio, sia abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Con questi meccanismi di miglioramento che sono stati possibili appunto perché ci ha lavorato chi allora fu relatore della legge, cioè il collega Anselmi, abbiamo secondo noi consegnato nell'ambito degli Stati Generali della Cultura ai nostri cittadini e cittadine toscani un bel vantaggio e devo dire anche agli operatori culturali l'occasione di ottenere delle risorse per finanziare la cultura che sempre di più per noi è da considerarsi un motore di sviluppo, un elemento strategico della nostra programmazione regionale e non un centro di costo per una cosa bella, bellissima, ma che si fa solo quando le risorse avanzano. Con questa legge noi continuiamo a mandare un messaggio chiaro: investire in cultura vuol dire investire in lavoro, investire in sviluppo del territorio e generare poi anche un indotto che è quello dei visitatori che vengono a vedere le nostre meraviglie. Una normativa necessaria per migliorare, per agevolare i finanziamenti a favore delle esperienze artistiche e culturali, un'iniziativa che nasce dalla Commissione, della quale anch'io faccio parte, un lavoro capillare che migliora e rende più concreto il sostegno a iniziative culturali e artistiche. È una norma che va nella direzione corretta, che anche noi come Partito d'Italia Viva abbiamo sostenuto e voluto condividere con i nostri alleati di governo, soprattutto per migliorare quello che è l'opportunità di un finanziamento diretto o indiretto a favore di tutte quelle iniziative di carattere culturale e artistico molto presenti nell'ambito della nostra regione toscana. Sì, c'è un giudizio positivo perché ci abbiamo lavorato facendo parte io e la collega Elena Rosignoli del Comitato delle Rievocazioni Storiche della Regione Toscana come consiglieri regionali, abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in Consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi viene integrata in questa modifica alla legge regionale. Quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con appunto delle cifre le rievocazioni storiche lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale.
Con 26 voti favorevoli di maggioranza, contrari invece Fratelli d'Italia, è passata in Consiglio la proposta di legge sulla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della Resistenza. L'atto, che ha visto come primo firmatario Ceccarelli, va a finanziare gli istituti storici e associazioni sulla memoria della Resistenza, con uno stanziamento di 570.000 euro totali. Ma è stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista. Lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto, facendo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in una dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana. E lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora, nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa, e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. È il segno che la strada è quella giusta. Siamo negli 80 anni dalla liberazione e credo che cogliere questo momento per strutturare le risorse da dare agli istituti storici della Resistenza sia un atto doveroso, soprattutto da parte di un ente, la Regione, che ha nel proprio statuto l'antifascismo. Ebbene, in Toscana gli istituti storici della Resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Ecco perché abbiamo presentato questa proposta di legge, cogliendo anche l'occasione che già nella variazione di bilancio queste risorse sono state messe a disposizione per 3 anni, e noi abbiamo pensato invece che debbano essere strutturate proprio per favorire e consentire, cioè, una migliore programmazione del lavoro da parte degli istituti. Il voto d'astensione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato, e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della Resistenza, in particolare l'Istituto Storico della Resistenza Toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere, perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della Resistenza e dell'età contemporanea. In particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione, perché questi testi, questi volumi importantissimi sono
a rischio e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza magari antincendio, anti diciamo alluvione, o metterli in condizioni di poter essere mantenuti adeguatamente. Quindi per questo l'ordine del giorno che abbiamo presentato e che è stato votato dal Consiglio Comunale e dal Consiglio Regionale è stato da noi presentato, e sul voto finale ci asteniamo, perché noi non l'abbiamo buttata sui vari revisionismi storici che ci sono sulla resistenza, perché non crediamo che questo sia il momento. Crediamo che la resistenza sia un valore di tutti e che non debba essere tirata da una parte o un'altra. Il 25 aprile nelle piazze ci deve essere solo una bandiera, che è quella della patria, quella dello Stato italiano, il tricolore. Senza discutere minimamente il merito e il valore storico della resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio, che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Beh, noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta, e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Sarà difficile pensare che su questi argomenti si possa fare non soltanto polemica, ma, come qualcuno vorrebbe, campagna elettorale. Durante l'ultimo consiglio si è tornati a parlare di payback. Passata una mozione del PD con 23 voti favorevoli di PD, Italia Viva e 5 Stelle, contrari Lega e Fratelli d'Italia, che invita il governo ad assicurare celermente alle regioni le risorse derivanti dal payback mediante soluzioni che evitino ripercussioni negative sulle imprese, con particolare riferimento a quelle di medio piccola dimensione. Soldi che ancora dunque devono arrivare. Un tema, quello del payback, che ha raccolto la critica delle opposizioni. Con una mozione abbiamo riproposto il tema payback su una dimensione specifica, che è quello del peso sulle imprese che producono dispositivi medici. Il payback deriva da una legge dello Stato e il governo e il Parlamento possono modificare questa norma e possono anche mettere i soldi e evitare quindi che questi soldi poi vengono a gravare almeno sulle imprese medio-piccoli che producono dispositivi farmaceutici, dispositivi sanitari. Noi come Regione non abbiamo altra possibilità che chiedere il pagamento di queste risorse, perché sono risorse che lo Stato ha stabilito essere destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale. Quindi noi possiamo solo chiederle. Il governo però deve intervenire per far sì che questo non gravi in maniera eccessiva sulle imprese, in particolar modo quelle piccole o piccolissime, che potrebbero davvero anche dover chiudere rispetto agli oneri derivanti dai payback. E quindi il Consiglio regionale oggi con questa mozione ha chiesto questo. Governo, intervieni per far sì che questi soldi arrivino alle regioni, ma senza pesare sulle imprese produttrici di dispositivi medici, soprattutto quelle piccole. Si scrive payback, si legge Matteo Renzi, perché è un'iniziativa legislativa dell'allora governo Renzi, e uno dei tanti disastri che il governo Meloni e il ministro Schillaci in ambito sanitario hanno ereditato dai governi di sinistra e di centro-sinistra del passato, in particolar modo dal governo guidato dall'allora premier Matteo Renzi. Non si può pensare in Toscana di scaricare i disastri del centro-sinistra sul governo attuale. Il governo attuale ha già fatto tanti sacrifici e tanti sforzi anche per coprire la vicenda payback, ovvero la ripetizione di parte dei profitti utilizzati dalle aziende. Non si può pensare che vada tutto a carico del governo nazionale. Prima questione. Seconda questione. La sanità in Toscana ha uno sbilancio, no? Ha l'incapacità di far quadrare i conti, che è strutturale, cioè di anno in anno. Anche se arrivassero tutti i soldi del payback dalle aziende o dal governo, quello sbilancio rimarrebbe e quindi la toppa non riuscirebbe a comunque tappare un buco che è diventato una voragine. Quindi si metta mano agli sprechi veri della sanità toscana, perché soltanto se si ha voglia di mettere mano a quello possiamo in qualche modo riportare in equilibrio il bilancio della sanità toscana.
È tutto da Cronache e Commenti, l'appuntamento è fra una settimana esatta per andare ad ascoltare ancora le voci dei consiglieri sui temi che vengono dibattuti nell'ultimo Consiglio regionale utile. Dunque l'appuntamento è fra 7 giorni, grazie di averci seguito anche per questa puntata e alla prossima.